Europeans, la pagina aperta dedicata ai cittadini d'Europa. Percorriamo la strada che porta alla centrale nucleare di Chernobyl. 17 anni dopo la catastrofe, la zona è radioattiva e nel raggio di una decina di chilometri impraticabile. Anche se i reattori sono stati fermati nel 2000, la minaccia di una nuova e massiccia ondata di radioattività non è scongiurata. Il pericolo cresce di giorno in giorno, vediamo perché. Un progetto finanziato dalla Commissione europea e da 28 paesi mira a risanare il sito. A Chernobyl si trattano le scorie che verranno temporaneamente stoccate in territorio ucraino per poi probabilmente essere vendute alla Russia. Il reattore che scoppiò nell'86 è ricoperto da un sarcofago di cemento che racchiude 200.000 tonnellate di scorie. Costruito subito dopo la tragedia, risulta tuttavia insicuro. Il timore è che possa cedere in diverse sue parti. Sarà sostituito da una struttura più moderna. Nel frattempo, 4.000 persone lavorano ancora nella centrale. Il resto della regione è terra desolata, popolata solo da cani randagi. Cani che sono ben disposti nei confronti del commissario europeo per le relazioni esterne in visita qui, Chris Patten. La Commissione europea finanzia con 165 milioni di euro, il costo supera i 600 milioni, la costruzione di un nuovo sarcofago che sarà ultimato intorno al 2006. Per prima cosa stiamo cercando di sanare la zona, quindi di trattare il materiale radioattivo della centrale e in terzo luogo trovare nuove fonti di approvvigionamento d'energia per il paese. Non si possono fare previsioni sui tempi, fra 100 anni, forse più, l'operazione bonifica potrà dirsi ultimata. Il vice direttore della centrale. È ovvio che una volta spenta la centrale è più sicura, qualsiasi esperto confermerebbe ciò. Ma nel caso di centrali nucleari i problemi non si risolvono con la semplice chiusura dell'impianto. Rimangono ancora molte questioni aperte. La cooperazione in questo settore tra Ucraina ed Europa riflette l'aspirazione del Paese di aderire all'Unione Europea. Un pragmatico avvicinamento alla famiglia comunitaria è una priorità della politica di Kiev, attitudine che non cambierà con l'arrivo di un nuovo presidente. L'Ucraina ha manifestato apertamente questa sua volontà e ha dato il via a quelle riforme necessarie per avvicinarsi. Kiev sa che dopo l'allargamento ad est nel maggio del 2004 l'Unione Europea diverrà il più grande partner politico e commerciale dell'Ucraina. Il sottosegretario degli affari esteri responsabile del processo di integrazione all'Unione Europea. La nostra strategia prevede il raggiungimento di due obiettivi. Adeguare la politica interna agli standard europei e quindi aspirare a un'ampia cooperazione ed integrazione politica, sociale ed economica. L'obiettivo di diventare uno Stato membro dell'Unione Europea si situa lontano nel tempo, ma è già all'orizzonte. Per Bruxelles i tempi non sono ancora maturi per passare da un rapporto di cooperazione a uno di associazione. Tuttavia, la buona volontà di Kiev è ben vista dai 15, come spiega il commissario Chris Patten nel corso di un incontro dei ministri degli esteri di diversi paesi europei dell'est tenuto a Kiev. We recognize the eloquently expressed European vocation which Ukraine. Kiev dimostra una spiccata vocazione comunitaria. Altri paesi parlano di una sorta di orientamento comunitario, l'Ucraina invece di una vera e propria vocazione, e noi percepiamo tutta la differenza. Ma i colloqui di oggi non danno una risposta né in un senso né nell'altro.
the question of your vocation one way or the other. In base ai sondaggi indipendenti, più del 50% degli ucraini è a favore dell'adesione all'Unione, un 20% è contrario. Il maggior ostacolo resta un'economia debole. Il salario medio nel paese è di circa 80 euro al mese. La crescita del PIL nel 2003 è stata del 7% circa. Il governo attende una significativa crescita degli investimenti esteri per un futuro prossimo. Il ministro dell'economia. Le nostre aspirazioni, la nostra voglia di entrare nell'Unione Europea devono fare i conti con l'abilità di smuovere l'economia. Per raggiungere questo obiettivo la crescita economica annuale deve essere non inferiore a 8-10 punti percentuali l'anno. Una delle regioni più appetibili per gli investitori stranieri è la zona di Odessa sulla costa del Mar Nero. Da qui parte un nuovo oleodotto. Stando al progetto, l'impianto dovrebbe trasportare petrolio passando dalla Polonia fino in Germania. La sua costruzione è voluta dall'Eurocommissione, tuttavia manca ancora il tratto polacco e l'impianto al momento è inutilizzato. Le società petrolifere russe, che hanno diversi interessi, al fine di tutelarli, hanno proposto di usare l'oleodotto in senso opposto. Si tratta di una decisione politica che il governo di Kiev prenderà il prossimo gennaio. Il ministro dell'Energia. Нефтепровод не используется. Уже больше года он был сдан в прошлом году. L'impianto è stato ultimato più di un anno fa. Требует e bisogna utilizzarlo. Начала своей работы. Questa offerta da parte russa ci sembra allettante e la stiamo valutando con attenzione. Ускорить принятие этого решения. И мы сейчас над этим работаем. Fare concessione all'Europa senza infastidire Mosca, questo è il dilemma dell'Ucraina oggi, che ha nella Russia il suo principale partner commerciale. Dal canto suo Bruxelles chiede a Kiev di concentrare sforzi ed energia nelle riforme politiche ed economiche. Chris Patten, rivolto agli studenti dell'Università della Capitale. Somebody said to me today, qualcuno mi ha chiesto stamani, è stanco del dossier Ucraina? E io ho risposto, certo che no. L'Ucraina resta un grande e importante paese dal punto di vista geostrategico ed economico. Pertanto ne vogliamo intrattenere buoni rapporti. Spartiacque tra l'Europa comunitaria e la Russia, l'Ucraina potrebbe diventare la cerniera tra le due realtà. Kiev si è posta un ultimatum, entro il 2011 vuole soddisfare gli standard europei. La via è lunga, 50 milioni di abitanti e molti sacrifici da sostenere. E per Europeans è tutto.